Due minuti dopo le 18, buonasera, ben ritrovati a tutti voi carissimi amici di Telepace, secondo appuntamento di app, appunti, appuntamenti, approfondimenti, ma non solo e non solo. Ancora una volta insieme per dare spazio a tanti appuntamenti, ma anche per un approfondimento, per chi ci ha seguito nella prima puntata, martedì, abbiamo approfondito... Il messaggio per la 51 giornata mondiale delle comunicazioni sociali uscito proprio il 24 gennaio. Giornata che si celebrerà il prossimo 28 maggio. Questa sera, fra un attimo, con le telecamere andremo a scoprire chi è in studio con noi. Io vi ricordo la nostra mail per mandarci segnalazioni che eh, volete siano ricordate in questo spazio martedì e giovedì dalle 18 in diretta. Allora. La mail è app@telepace.it. Io vado a salutare Don Walter Insero, portavoce del Vicariato di Roma. Grazie Don Walter per essere qui con noi. Buonasera. Allora, quando parliamo di Roma, soprattutto per chi segue Telepace, facciamo collegamento subito al Papa, all'attività del Papa, agli impegni, agli appuntamenti del Santo Padre. Ma a Roma vive anche una chiesa particolare, una diocesi, un vicariato. Vogliamo così brevemente fare una fotografia della realtà della Chiesa che vive in Roma. Certo, una chiesa ricca quella di Roma perché chiaramente vive, ha la grazia di vivere alla presenza del successore di Pietro, che quindi è il suo vescovo, una chiesa complessa in quanto è formata da circa 330 parrocchie. Che sono realmente poi la Chiesa che vive tra le case della gente, è divisa in settori, quindi il settore nord, sud, est, ovest per avere una suddivisione anche geografica. E le parrocchie sono raggruppate in prefetture per avere un'organizzazione che permette quindi una, un collegamento capillare appunto su un territorio così esteso. Roma negli ultimi 60 anni è cresciuta a dismisura. Nelle periferie eh, impressiona vedere come. Tante periferie sono sorte attorno alle parrocchie. La parrocchia era il primo centro, spesso erano, era uno spazio costruito sotto un palazzo, uh -huh. e poi si, oppure una semplice struttura, e da lì poi è nato un quartiere praticamente intorno alla parrocchia. Quindi eh, Roma vive questa mh, ricchezza, chiaramente è la sede anche del vicariato, che è la curia della diocesi di Roma. Ma direi che a Roma eh, noi ci occupiamo, poi il vicariato è al servizio proprio delle parrocchie, quindi di tutti quegli uomini e donne che annunciano il Vangelo, celebrano il Signore e che vivono in questa città. Ecco, non dobbiamo dimenticare che il 13 marzo del 2013 Francesco pre presentandosi alla Chiesa universale, ha ribadito più volte il suo essere Vescovo di Roma. Quindi Papa si Francesco... è presentato solo così. Esatto, si è come Vescovo di Roma, così. che chiaramente è il titolo più antico ma lui sa, percepisce bene, lo abbiamo visto anche nell'esercizio del suo ministero, che appunto è papa proprio in virtù del fatto di essere vescovo di Roma, quindi tiene spesso e quando in modo simpatico dice quando ero nell'altra diocesi, quindi ci fa capire che adesso sente di essere vescovo in un'altra diocesi che è quella di Roma. Ecco, vogliamo ricordare da chi è aiutato Papa Francesco perché poi lui è vescovo di Roma ma appunto ha a cuore tutta la Chiesa Universale. Certo, è aiutato dal Cardinal Vallini, Agostino Vallini, che quindi è il suo vicario che si occupa quindi poi in concreto, aiutato dai vescovi ausiliari del governo della Chiesa di Roma. Spesso il Cardinal Vallini dice io eh, faccio un servizio sapendo però di non essere il vescovo, perché tutte le decisioni ovviamente vengono prese sempre in comunione con, con il Santo Padre che ha l'ultima parola ovviamente. Bene, questo è un primo assaggio tra virgolette di quella che è la realtà di cui questa sera cercheremo un po', di approfondire. Martedì, con chi era in studio con noi, abbiamo cercato di dare una definizione tecnica di app. Eh, in queste ore siamo usciti a chiedere alla gente eh, che cosa rispondeva, che cosa gli veniva in mente quando si diceva app. Noi abbiamo detto anche martedì: per i più giovani è una parola familiare, per chi ha qualche anno in più forse non dice niente questa parola. Andiamo a sentire che cosa ci ha risposto la gente. Cosa significa la parola app? Eh, applicazione. In che senso? Nel senso di solito per quanto riguarda il cellulare. App? Cosa ti fa venire Le applicazioni del telefono? Non lo so. Non ho idea. App? Non hai idea? No. Ma... Un'associazione culturale? Sopra, in inglese. App. App Sales. App. Oggi tutto, <ride> praticamente ci giro, ci viaggio, ecco Movit sto usando ora per andare ad Ottaviano, quindi tutto oggi, tutto assolutamente. La parola app sono queste qui del telefono. Sono applicazioni, mente? Applicazioni, sì. App? Applicazioni, iPhone, cellulari. Che, che, no, io che no. significa per te non app? <ride> dica, no, no, no. no. no, no. Io so. È timida. Ok. App è un applicativo, no? Del telefonino? Eh, io no, niente, no, mi dispiace, ma niente. App, eh, guardate bene la mia età, il eh, mio stato di rinco che può iniziare, è un termine sicuramente elettronico. Sopra, app, credo che in inglese significhi sopra, down, sotto, quindi questo penso significhi app di whatsapp What's mi viene mi viene mi whatsapp viene whatsapp <ride> comunicare grazie <ride> Prego. un po' di diversa Sono una persona tecnologicamente ecco, alla preistoria quello purtroppo <ride> non <ride> le posso essere non le posso dire di più up. Up abe. Ab. 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 app App come ab. la parola app vai app applicazione app scritto up o app up. come la senti app che App, l'applicazione. Applicazione. Oppure, pff, non lo so, primo o oh, senso, non lo so. No, parla con lei. No, no. <ride> no parla con lei, no, no. lei questa cosa è brava, io no, no. mi piace. <ride> E grazie anche a queste voci che sono state raccolte, che ci hanno detto appunto come magari più giovani è così, un ragazzo diceva è tutto perché in effetti anche per muoversi ci si serve delle app, delle applicazioni, c'è stato anche chi ha sottolineato, lo dicevamo martedì sera, che app potrebbe essere un film che tutti magari abbiamo visto nelle ultime settimane. App per noi è approfondimento, appunti, appuntamenti e però anche altre cose. Questa sera parliamo di un'applicazione che sicuramente torna utile soprattutto per noi sacerdoti, ma non solo, per tutti coloro che vogliono. Pregare e avere sotto mano l'applicazione ai breviari, che è il breviario portatile, come ci mostra in questo momento la nostra regia, che si può usare per pregare con i testi completi della Liturgia delle Ore, in ben cinque lingue, basta avviare l'applicazione e ci si trova davanti tutti i testi del giorno. Questa è da giornata proprio ad oggi. Testi della liturgia delle ore che sono formattati proprio come appaiono nella versione cartacea e chi li può leggere su un tablet grazie alla generosità dello schermo restituisce proprio la sensazione di avere davanti un libro di carta con tutta la comodità che offre il funzionamento delle applicazioni. Questa applicazione è nata dall'impegno di Don Paolo Padrini. E possiamo trovare il breviario, il messale, le letture, le preghiere e i riti. E tra l'altro si può scaricare: si possono scaricare tutte queste parti e usarla anche quando non c'è campo, quando non c'è internet, perché si può scaricare fino a una settimana e averla sempre a portata di mano. Don Walter, Diocesi di Roma, tu sei il portavoce della, del Vicariato di Roma, come. Questa realtà, questa chiesa particolare fa sentire la propria voce. Allora il nostro impegno è quello di testimoniare il Vangelo in questa città, in questo contesto così multiculturale e multietnico. Quindi lo facciamo ovviamente attraverso i, i nostri canali tradizionali. Quindi, attraverso Roma 7, che è l'inserto domenicale di Avvenire, che esce quindi ogni domenica, poi attraverso il sito romasette.it, che è quello che chiaramente oggi più visualizzazioni e che ci permette di avere anche uno sguardo non solo sulla Chiesa di Roma, ma anche sulla città, su cosa avviene quindi in città, con uno sguardo alla politica, con uno sguardo quindi ai problemi sociali, all'integrazione, ai problemi delle povertà, eccetera. E poi abbiamo tutto un lavoro che è di relazione con appunto la stampa laica che ci permette quindi di eh, far conoscere quanto viene realizzato e penso non soltanto alle grandi testate con le quali abbiamo dei rapporti quotidiani, ma anche con dei blog che hanno grande successo nelle periferie, nei quartieri, dove un blog o un ha, viene letto molto nel quartiere, quindi è importante che la parrocchia o le parrocchie di riferimento possano avere mh, degli interlocutori, quindi promuoviamo anche una comunicazione di questo tipo, perché certamente... Ci sentiamo in questa avventura, una chiesa in uscita non è una chiesa che si racconta e che comunica con se stessa, è una chiesa che deve assolutamente comunicare quello che viene vissuto, quello che le comunità cristiane vivono sul territorio. E poi abbiamo un programma che si chiama Crocevia di bellezza radiofonico che viene realizzato alla Radio Vaticana e poi la Radio Vaticana in collaborazione con il nostro ufficio comunicazioni sociali cura un programma Roma la chiesa nella città che è un approfondimento settimanale sulla vita della Chiesa di Roma. Il sito, eh, dicevi la pagina di Roma 7, con avvenire ovviamente per la città di Roma, e poi il sito Roma 7. Quante persone ci lavorano? Perché siete sempre aggiornatissimi. Eh, in concreto, allora, due persone e più collaboratori, che chiaramente sono i nostri inviati che seguono poi sul territorio tutti gli eventi che noi copriamo. Ecco, voi venite letti da chi fa parte della Chiesa che vive in Roma in particolare, ma chi all'interno delle parrocchie vuole far conoscere un evento, un appuntamento, una settimana particolare, come interagisce con noi? Ecco, voi? interagisce con il nostro ufficio, c'è cioè tutto un lavoro di desk, noi raccogliamo quanto ci arriva dalle parrocchie, devo dire... Facciamo anche un lavoro di, cerchiamo di suscitare e anche di sensibilizzare, perché a volte scopriamo che magari nelle periferie più lontane... Eh, avvengono delle cose interessanti e belle che magari nessuno conosce nessuno e conosce, non ci vengono comunicate perché magari il parroco pensa che sia una sua maniera di protagonismo farlo sapere eh, o, o pubblicarlo su Roma 7 e mi è successo anche questo allora abbiamo anche cercato di sensibilizzare perché vogliamo dare voce soprattutto a coloro di cui non si parla abitualmente quindi c'è una raccolta di informazioni, abbiamo creato una rete anche con gli operatori della comunicazione e cultura in modo tale da avere dei referenti anche se questo chiaramente è difficile perché magari ogni parrocchia ha l'animatore per la carità, l'animatore liturgico, gli operatori che si occupano magari di altre attività, però è difficile ancora che ogni parrocchia abbia un animatore della cultura e della comunicazione. Ecco più di 330 parrocchie, possiamo dire un laboratorio in evoluzione perché state lavorando sul campo quotidianamente. Certo, sapendo che alcune parrocchie come quelle del centro sono magari hanno 1000-1500 anime, ha delle parrocchie che sono delle piccole diocesi di 30.000, 40.000 e forse 50.000 abitanti, quindi c'è anche questa forte diversificazione. Bene, grazie Don Walter anche per questi particolari che raccontano la vita di una chiesa particolare che è appunto la chiesa di Roma, la chiesa del Papa, la diocesi del Papa. Ora una nostra piccola app che si inserisce, un approfondimento, insieme a Laura Paladino andiamo a conoscere un altro volto dei volti femminili che sono presenti nel testo sacro, oggi parliamo di Eva. Isha è propriamente la prima figura femminile che noi incontriamo nell'Antico Testamento. Nel racconto di Genesi 1, in cui sono narrati i sei giorni della creazione, il settimo giorno che fa parte della creazione del giorno del riposo, ecco in questo racconto, ah, al versetto 26, ehm, si narra la creazione dell'Adam. Dell'uomo. Adam è il nome che definisce l'umanità, infatti il greco traduce con antropos, quindi è l'uomo e la donna insieme. Infatti il testo dice che Dio riflette e decide di creare l'uomo a sua immagine secondo la sua somiglianza, perché sia il um, custode della creazione, perché domini su tutte le creature. È Dopo aver deciso questo, Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Nella creazione dell'Adam vengono creati insieme l'uomo e la donna e la manifestazione dell'immagine di Dio si realizza proprio nell'essere differenti, nell'essere maschio e femmina e nell'essere dunque capaci di relazione come è in relazione la Trinità. Qui, questo è uno dei passi che... Molto precocemente richiamano il mistero trinitario già nella Bibbia. Dunque, in questa creazione uomo e donna sono creati insieme e in relazione d'amore. Ma in Genesi 2 noi abbiamo un racconto ulteriore che ci descrive la formazione dell'Aisha. L'Aisha non è creata perché è già creata nella Dam. L'Aisha è. Formata, generata, il verbo è banà, che definisce propriamente la generazione delle madri e la costruzione delle città. Dunque, descrive chiaramente qualcosa del femminile, la capacità di generare la vita, ecco il legame col mistero della maternità, ma poi anche di costruire le famiglie, costruire le città. E la donna è generata dalla. Sela della Dam. Noi traduciamo costola, ma in realtà è un punto che tiene in piedi la Dam. È dunque un punto molto sacro del, del corpo dell'uomo. È il punto in cui Giacobbe soppicherà quanto incontrerà il Signore e dunque cambierà nome. È un punto sacro. La parola Selà noi lo troviamo anche per definire le colonne del Tempio di Gerusalemme. Il legame dunque tra la Iscia e la sacralità e dunque tra il corpo umano, il corpo dell'Adam e la sacralità tutta. E questa Isha, che Dio forma dall'Adam, viene condotta all'Adam come una sposa. E questo è un altro elemento molto interessante di Genesi 2. E Dio Padre conduce all'uomo una donna come una sposa e quando l'uomo riconosce Isha dice di essere ish, quindi soltanto incontrando la donna l'uomo riconosce la sua alterità. La donna è una rivelazione per l'uomo, è una manifestazione di Dio, una manifestazione della ricchezza dell'amore di Dio ed è una profezia di sponsalità. La donna propriamente manifesta all'uomo questa chiamata tipica di tutte le creature umane alla sponsalità, la sponsalità è l'amore profondo che Dio ha pensato per le creature umane. Ricorderemo fra qualche istante alcuni appuntamenti, uno di questi appunto sarà la carovana della pace che si tiene sempre nell'ultima domenica del mese di gennaio, quell'Angelus dove accanto al Papa poi ci sono sempre due ragazzi. Una eh, iniziativa che è organizzata dall'azione cattolica ragazzi. Allora, diocesi di Roma, tante parrocchie ma anche tanti movimenti, associazioni realtà istituti religiosi come coordinate il lavoro anche con questa presenza. Certo, come dicevo prima, Roma vive questa straordinarietà perché nella Chiesa particolare si respira la cattolicità, si respira questa vivacità potrei dire, no? questa ricchezza, non solo di movimenti, ma tutte le case, molte case religiose, quasi tutte hanno una casa generalizia o una casa di formazione. Basti pensare anche soltanto alle Pontificie Università e quindi portano qui a Roma tantissimi giovani in formazione che poi chiedono magari di fare esperienza pastorale nelle parrocchie. Le parrocchie di Roma sono grate perché la domenica nel servizio domenicale tantissimi confessori o nei gruppi giovanili o penso agli scout, a tutti i gruppi, ci sono dei giovani studenti che studiano e che il fine settimana aiutano nelle varie parrocchie, in periferia o anche nelle mh, cittadine comunque della provincia romana. Quindi mh, una ricchezza straordinaria, poi è vero tanti sono i movimenti, sono... certo è sicuramente... Eh... La sfida è anche creare un, una comunione tra realtà così diverse, però credo che la figura del Papa, del Vescovo appunto di Roma, permette a questa chiesa particolare di presiedere nella carità, una chiesa che è esemplare in quanto accoglienza, in quanto eh, il Santo Padre può per esempio, è molto bello vedere come le visite nelle parrocchie che il Papa sta facendo sono delle vere e proprie visite pastorali dove c'è un fermento, ma c'è tutta una preparazione, sono veramente un, non è un momento di grazia perché si incontra il Papa una domenica pomeriggio e siamo tutti contenti, no, c'è un cammino di preparazione, il Papa stesso lascia un segno indelebile, direi indimenticabile, attraverso la sua parola, i gesti che compie, l'amore che comunica e, e quindi è bello vedere che è un cammino di crescita che viene vissuto in questa grande ricchezza. Dedichiamo ora un attimo di attenzione a quello che si celebra domani, la giornata della memoria. Era il 27 gennaio 1945 quando il campo di concentramento di Auschwitz veniva liberato. Nel 1979 San Giovanni Paolo II era presente in questo luogo drammatico e Benedetto XVI, nella sua visita che fece qui ad Auschwitz e a Dachau il 28 maggio del 2006, ricordava la sua presenza quale arcivescovo di Monaco accanto a Giovanni Paolo II. Lo scorso 28 luglio, Francesco sempre qui in questo luogo. Tre presenze diverse. Noi abbiamo preso uno stralcio del discorso di Benedetto XVI e il silenzio di Papa Francesco per invitare tutti a non dimenticare. Vediamo insieme. Quante domande ci si impongono in questo luogo? Sempre di nuovo emerge la domanda, dove era Dio in quei giorni? Perché Egli ha taciuto? Come poté tollerare questo eccesso di distruzione, questo trionfo del male? Ci vengono in mente le parole del Salmo 44, il lamento dell'Israele sofferente. Tu ci hai abbattuti in un luogo di sciacalli e ci hai avvolti di ombre tenebrose. Per Te siamo messi a morte, stimati come pecore da macello. Svegliati, perché dormi, Signore. Testati, non ci respingere per sempre. Perché nascondi il Tuo volto, dimentichi la nostra miseria e oppressione. Poiché siamo prostrati nella polvere, il nostro corpo è steso a terra. Sorci, vieni in nostro aiuto, salvaci per la tua misericordia. Questo grido d'angoscia che l'Israele sofferente eleva a Dio in periodi di estrema angustia e al contempo il grido d'aiuto di tutti coloro che nel corso della storia, ieri, oggi e domani, soffrono per amor di Dio, per amor della verità e del bene, e ce ne sono molti anche oggi. parole fortissime e immagini non da meno. Vi ricordo che domenica sera per grandi eventi andremo a riproporre la visita di Papa Francesco ai campi di Auschwitz e Dachau, mentre velocemente vi segnalo un libro, Josef Mayer Nusser, Testimone eroico della fede, che sarà beatificato il prossimo 18 marzo, eh, moriva il 24 febbraio del 1945. In un vagone ferroviario a Erlangen mentre veniva trasportato a Dachau perché, perché non aveva voluto giurare fedeltà a Hitler. Ed è un alto attesino, quindi un italiano che sarà beatificato. Ora il momento lo faremo ogni giovedì dei settimanali o mensili che avremo sotto mano. Abbiamo pochissimo tempo, ma vediamo velocemente le copertine: Famiglia Cristiana Neve e Terremoto, gli eroi dell'emergenza. Tanti salvati ma anche troppi morti, ora bisogna andare oltre perché non succeda mai più. Mentre sempre del, dei Paolini, credere la gioia della fede, Alberto Fortis, ho scritto una canzone per il Papa. Messaggero di Sant'Antonio, dossier, quando i migranti eravamo noi, prima c'è Dimensioni Nuove, va bene, viaggi l'Europa, sulle rotaie, questa copertina con questa giovane che si affaccia dal finestrino di un treno e poi appunto messaggero con quest'altra immagine che ci porta a ieri ma anche ai giorni nostri. Ora è il momento delle due app alle quali daremo sempre spazio, la prima Instagram, eh, quante volte le nonne sanno dire la parola giusta, la parola di speranza. Perché hanno l'esperienza della vita e si sono affidate a Dio. La prima foto ci riporta all'udienza generale di ieri, dove il Papa appunto ha fatto riferimento alle nonne, l'altra approfittiamo di ogni occasione che la provvidenza ci offre per pregare insieme, per annunciare insieme, per servire insieme, soprattutto chi è più povero e qui siamo ai vespri di ieri sera nella Basilica di San Paolo. Per quanto riguarda i tweet. Allora amo ripetere che l'unità dei cristiani si fa camminando insieme con l'incontro, la preghiera e l'annuncio del Vangelo, questo era di ieri, mentre poche ore fa è stato pubblicato questo tweet, la speranza fa germogliare la vita nuova come la pianta cresce dal seme caduto nella terra. Siamo ai nostri eh, appuntamenti che vediamo di... Leggere insieme. Domenica alle 12 in diretta da Piazza San Pietro l'Angelus con Papa Francesco, mentre vi ricordo che martedì, in occasione della festa di San Giovanni Bosco, avremo due dirette da Torino, una alle 11 con la messa preseduta dall'Arcivescovo Nosiglia e l'altra alle 18.30, quindi subito in coda al nostro appuntamento con il vicario generale del, eh, del Rettor Maggiore. Poi vi ricordo domani venerdì 27 gennaio alle 16.30 sala della lupa palazzo montecitorio convegno in occasione della 39esima giornata per la vita. Domani sera nella parrocchia Santa Maria Regina Mundi, Carmelitani, i cinque linguaggi dell'amore. Sabato 28 alle 17 parrocchia della risurrezione ai giardinetti. Il cardinale vicario per la diocesi di Roma incontra gli operatori pastorali mentre domenica... Alle 7.30 c'è il ritrovo in piazza della Chiesa Nuova Santa Maria in Vallicella per l'azione cattolica ragazzi. Alle 17, qui siamo nel Duomo di Frascati, 125 anniversario della fondazione dell'Istituto Figlie di San Camillo. Don Walter, proprio in chiusura c'è qualche iniziativa che vogliamo segnalare. Questa sera l'ultimo di tre incontri, letture teologiche sul peccato originale con alcuni esponenti, c'è sempre un teologo e poi un esponente del mondo laico, un imprenditore, un uomo di amministrazione. E questa sera quindi l'ultimo di, di questi tre incontri concluso, che sarà concluso dal cardinal Vallini, domenica la carovana della pace e poi ci prepariamo anche la settimana con dei convegni, quella per la giornata della vita, quindi la prima settimana di febbraio. Benissimo, io vi ricordo che domenica si celebra anche la 64esima giornata dei malati. Di Lebra noi torniamo in diretta martedì prossimo eh, 31 gennaio alle 18, questa puntata sarà replicata domani pomeriggio alle 17 app chiocciola telepace.it se volete scriverci. Grazie a Don Walter per la presenza in studio con noi, a tutti già da ora una, un buon fine settimana ma diciamo una buona domenica, a presto.